Cari amici, buona, o meglio ancora, Santa Domenica a tutti voi. Oggi è una domenica molto speciale per tutti noi cattolici. Noi cattolici oggi celebriamo la solennità della Pentecoste. Ma cos'è la Pentecoste? La Pentecoste è la realizzazione della promessa che Gesù fa ai suoi discepoli. Qual è stata questa promessa? Di mandare sui suoi discepoli lo Spirito Santo, che io invoco spesso nella mia vita come fuoco di verità, come fuoco di carità. Bene, lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, è il bacio di amore increato tra il Padre e il Figlio. Il Padre ama il Figlio nello Spirito Santo, il Figlio ama il Padre nello Spirito Santo, il Padre e il Figlio amano lo Spirito Santo. Quanto amore eterno e quanta unità c'è nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Bene, quali furono gli effetti di questa discesa dello Spirito Santo sui discepoli riuniti nel cenacolo, sapete con chi? Con la Vergine Maria. Bene, ci furono molti effetti della discesa dello Spirito Santo. Prima di tutto, quale fu l'effetto? Che cominciarono a comprendere, a scrutare i segreti del Regno di Dio, entrarono nella verità. E qual è questa grande verità che lo Spirito Santo dona anche oggi a coloro che accolgono Cristo Gesù, a coloro che mettono in pratica la parola di Gesù. La prima verità che lo Spirito Santo, Spirito di verità, ci fa comprendere è che siamo peccatori, cioè che noi non sappiamo amare come Dio ha amato noi in Cristo Gesù, che ci ha amati fino alla morte e alla morte di croce. Come è interessante avere questa verità dentro di noi, la verità che ci fa comprendere che siamo peccatori non deve metterci nella disperazione, anzi deve farci sempre più credere nella fede. Ma cos'è questa fede? È l'altra verità, che Dio è misericordia. Se avessimo solo la verità di essere peccatori, senza la verità della misericordia di Dio, noi cadremmo in una profonda, infernale disperazione. Ecco perché il primo annuncio del Vangelo che hanno fatto i discepoli è proprio questo: quel Cristo che si è incarnato nel seno virginale di Maria, quel Cristo che ha predicato il Vangelo della vita e dell'amore, quel Cristo che è morto in croce, quel Cristo che sulla croce ha detto: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita, Padre, perdona loro perché ignorano il tuo amore. È l'unico salvatore dell'umanità. E allora qual è l'altro effetto di questa Pentecoste che i discepoli hanno ricevuto senza misura, in pienezza, e lo zelo per far conoscere Cristo Gesù come Figlio dell'Eterno Padre, come Salvatore dell'umanità? Ecco perché appena hanno ricevuto lo Spirito Santo sono usciti dal cenacolo, prima luogo di angoscia e di paura, ma poi luogo di verità, luogo di gioia e di amore, sono usciti per annunciare
ecco la salvezza di Cristo e Gesù. E quando la folla, ecco, ascoltò il discorso di Pietro, cosa dobbiamo fare per avere e per credere, ecco, la grazia di Cristo, Pietro disse: convertitevi e credete al Vangelo. Bene, chi veramente ha la passione di far conoscere Cristo, l'amore che il Padre ci ha manifestato, deve essere ricolmo dello Spirito Santo, perché senza lo Spirito Santo, Spirito di verità, non abbiamo l'unzione, non abbiamo il potere di annunciare Cristo Gesù, nostro Redentore e Salvatore. Bene, qual è l'altro effetto della discesa dello Spirito Santo? È l'amore verso la preghiera, ma la preghiera di lode, perché Dio è misericordia, perché Dio è perdono, perché Dio è pace, perché Dio è amore. Ecco allora come è importante essere ricolmi di questo Spirito Santo. I discepoli cominciarono veramente ad amarsi gli uni gli altri come figli di Dio e come fratelli e sorelle, grazie allo Spirito Santo che unisce la Chiesa, perché una Chiesa senza la Pentecoste, senza la discesa dello Spirito Santo, ecco, non vive nella fede, e se la Chiesa non vive nella fede non può manifestare i segni della fede che sono l'unità e l'amore. Carissimi fratelli e sorelle, e allora se ti senti figlio di Dio puoi dire: lo Spirito è su di me. Se perdoni le offese ricevute puoi dire: lo Spirito è su di me. Se sei generoso verso i poveri allora puoi dire: lo Spirito è su di me. Se ami la tua chiesa, la tua parrocchia, allora puoi dire: lo Spirito Santo è su di me. Se ami ascoltare, meditare la Bibbia, la parola di Dio, allora puoi dire: lo Spirito è su di me. Se c'è in te il desiderio di far conoscere la grazia di Cristo, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo, allora puoi dire: lo Spirito è su di me. Se sei luce di verità per gli altri, se sei sale dell'amore di Dio in questa generazione, puoi dire: lo Spirito è su di me. Senza lo Spirito Santo non c'è chiesa, senza lo Spirito Santo non c'è perdono dei peccati, senza lo Spirito Santo non c'è preghiera e risurrezione della carne. Al termine di questa mia breve esortazione, cari amici, io vi esorto a fare una preghiera per me in maniera particolare, perché lo Spirito Santo sia veramente su di me in ogni tempo, in ogni luogo, perché proprio ieri, ecco, ho avuto la grazia di celebrare il mio 50° anno di sacerdozio, di ordinazione sacerdotale. Ormai sono avanzato in età, che il Signore mi dia sempre la forza, il vigore, la gioia, lo zelo di annunciare Cristo con l'unzione dello Spirito Santo, perché se non parlo sotto l'unzione dello Spirito Santo, allora la mia parola è umana e la parola umana non converte il cuore. Se sono ricolmo dello Spirito Santo, allora parlerò al cuore di coloro che mi ascoltano e mi ascolteranno. Che lo Spirito Santo mi dia il fuoco della verità, mi dia il fuoco dell'amore per sentirmi figlio di Dio, discepolo di Cristo, fratello di tutti voi che mi seguite e che mi ascoltate.
Vieni, o Santo Spirito, fuoco di verità. Vieni, o Santo Spirito, fuoco di amore. Vieni, o Santo Spirito, su tutta la Chiesa, su ogni comunità parrocchiale, su ogni famiglia cristiana. Amen. Alleluia.